chiedo un attimino un po' di rispetto, insomma, per la giornata stancante che abbiamo vissuto. Al momento, diciamo, stanno facendo degli accertamenti su questi diciamo ragazzi della Volvo che dicevo stamattina. Hanno indagato tutti per omicidio volontario, anche gli interisti, quindi le accuse formali per tutti sono quelle di omicidio volontario e rissa con, diciamo, con l'aggravante del morto durante la rissa. Quindi, diciamo, non ci dobbiamo far spaventare dal, diciamo, dall'indagato per l'omicidio volontario, perché purtroppo, diciamo, è una prassi, insomma, è un'indagine che parte appunto con questo capo d'accusa. Ci saranno degli sviluppi nelle prossime ore, saranno sentite altre auto, noi abbiamo chiarito la nostra posizione. Per ora resto difensore di due dei ragazzi, diciamo, indagati. Sono due le auto coinvolte? No, saranno di più, credo molte di più. Mi dicono che ci saranno almeno 30-40 indagati. Gli altri due ragazzi? Gli altri due ragazzi c'era un'incompatibilità e abbiamo preferito, insomma, c'era un'incompatibilità poiché c'erano delle dichiarazioni, non accusatorie, ma comunque contrastanti, e quindi, insomma, è stato preferito scegliere un altro legale. No, il minorenne non c'è, il minorenne era sull'altra auto, abbiamo chiarito che non c'era il minorenne. Senta, in tutto quanti sono gli indagati? Oggi 4, ma ce ne sono tanti. Si parla di molti indagati, faranno accertamenti su tutti i veicoli. Solo qui a Napoli si riferisce? Sì, ma anche per gli interisti, le accuse sono quelle, quindi, diciamo, non vi fate fuorviare dal fatto che omicidio volontario, indagini a Napoli, riguarda, questo è un capo d'accusa che riguarda tutte le posizioni. Qui si poi parla per il resto non posso aggiungere altro, perché, insomma, no, qui si parla però di 8 indagati, 5 in un'auto e 3 in un'altra auto che sarebbe stata individuata e presto verrà posta sotto sequestro. Questo non lo so. Direi una bugia. Oggi abbiamo parlato con i ragazzi della Volvo. So che ci saranno sequestri, mi è stato riferito che ci saranno sequestri di molte altre auto. Senta, ma chi era alla guida della Volvo? Uno dei miei assistiti ha ammesso di essere alla guida? Sì. E ha ammesso di aver investito? Non posso dire no, assolutamente.